La paura di perdere tutto tra la tecnologia e il distaccamento. Buongiorno e bentornati al Caffettino Podcast, sono Mario Moroni e qui davanti alla macchinetta del caffè virtuale parliamo, chiacchieriamo, ci confrontiamo di un tema interessante per noi professionisti, imprenditori e perché no, studenti. Oggi andiamo più a fondo su un argomento molto importante che coinvolge la paura, coinvolge la tecnologia, le informazioni e le aspettative di questo mondo che sembra essere sempre più difficile. Abbiamo tutto salvato, tutto backuppato, ma siamo terrorizzati fino al midollo. Non c'è mai stata, lo sapete bene, un momento storico, un'era così piena di informazioni, piena di cultura e di possibilità di approfondimento. Abbiamo sconfinate librerie da andare a interrogare, abbiamo sconfinate informazioni da andare ad approfondire e a validare. Ma in questo momento storico abbiamo paura. Cerchiamo quindi spesso di anestetizzarci e di riempire il tempo che abbiamo a disposizione con altre cose, con situazioni temporanee che cercano un po' di annacquare il senso che abbiamo di questa vita. Salviamo, occupiamo spazio e occupiamo tempo. Abbiamo paura di perdere tutto, siamo insicuri. Non abbiamo punti di riferimento come una volta, seppur corretti o sbagliati. Ma se li abbiamo oggi, sappiamo che sono fragili e che se sono distrutti questi punti di riferimento saranno difficilmente replicabili, ricostruibili, perché se non possiamo ricreare siamo perennemente in bilico, siamo perennemente in ansia. Ma perché ne parlo qui nel nostro Caffettino Podcast? Perché per quanto mi riguarda il problema della perdita di tutto è l'approccio con la tecnologia, che da una parte ci dà tanti strumenti fantastici e dall'altra invece ci fa scoprire nuovi nemici. Non parlo solo dei nemici dall'altra parte del mondo o relative a malattie, a guerre, ma parlo di nemici in generale, nuove preoccupazioni, rischi più forti di ieri e più organizzati di noi. Insomma, allontanarci dalla tecnologia diventa necessario e allontanarci dalla tecnologia ci aiuta parecchio. Qualche tempo fa ho fatto un post su Instagram in cui dicevo: caspita, quando sono su un treno ad alta velocità dove sono un po' più isolato, effettivamente sono molto più produttivo. E ci ho riflettuto spesso, non è soltanto il panorama, non è soltanto il fatto che sono poco raggiungibile telefonicamente o che ho poche distrazioni, ma che sono obbligato a dovermene distaccare. Allontanarci quindi dalla tecnologia aiuta, e se riesci a trovare un momento della tua giornata e della tua settimana senza tecnologia, sentirai dopo una prima fase di ansia una liberazione, sentirai un sollievo. La paura di perdere tutto passa da quello che abbiamo in mano, se abbiamo un telefono o se abbiamo un libro o se più semplicemente e anche in maniera più meravigliosa abbiamo in mano la mano di un altro essere umano. Spero vi sia piaciuta questa puntata sulla paura di perdere tutto, un po' atipica per il caffettino, ma visto che è venerdì ci sta a sperimentare e ragionare anche per il futuro. Io sono Mario Moroni e questo è il Caffettino Podcast, ogni giorno da lunedì al sabato in compagnia di tematiche interessanti e anche riflessioni. Noi ci sentiamo domani per riepilogone e poi lunedì con la prossima news. Fate una buona giornata, fate i bravi.